Benvenuti alla rubrica di Prime Video che non si prende sul serio. Io sono Edoardo Zaggia. E io sono Alberto Sacco. E oggi parliamo di Siamo fatti così. Cominciamo, scheda. Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Muscoli e polmoni, fegato e coglione. Oggi, raga, facciamo un tuffo nella nostra infanzia. E tra i tanti cartoni che si possono trovare su Prime Video, noi abbiamo scelto Siamo fatti così. C'è qualcosa di più iconico di Siamo fatti così, Alberto? No, sinceramente no. Bravo. Ma qual è il modo migliore per entrare nello spirito di questo cartone? Trasformiamoci nel vecchio con la barba. Vogliamo dire come mai abbiamo scelto questo cartone, Alberto? E come mai? Diccelo tu. Sinceramente, era il momento di far capire alle persone quanti titoli iconici ci sono su Prime Video. Sì, tipo di ce n'è altri. Le Winx! Ci sono le Winx su Prime Video, raga. Perché mi devo trasformare nel vecchio del corpo umano quando ci sarebbero le Winx? Tu chi eri delle Winx? Io totalmente Bloom, dai, per favore. Io totalmente Flora, quella che stava dietro le piante. Flora, no. Vai con l'insalata! Non siamo qui per parlare delle Winx, siamo qui per parlare di qualcos'altro di magico. Il corpo umano. Fammi prendere un'immagine di riferimento. Il maestro, una cosa che non avevo notato prima di registrare questo video, anzi sono due. Uno, il maestro ha il naso che sembra una baguette, perché questo cartone se lo sono inventati i francesi. Se lo inventavamo noi, cosa aveva sul naso? Un tiramisù? Una pizza. Una pizza. E poi il maestro ha la faccia bianca, è white face. È perché è anziano? È perché è ricoperto di peli anche in faccia? Non lo so, ma noi ricreeremo l'effetto bianco grazie a questo trucco bianco della marca Snazaru, comprato, prova a dire dove? Su Amazon. Questo diciamo su eBay. Allora, cos'hai da raccontarmi, Alberto, di questo cartone iconico di cui noi vogliamo ripercorrere la storia, i migliori momenti e i peggiori momenti? Innanzitutto la sigla. Ma c'è, ovviamente, cantata da Cristina D'Avena. Ma Cristina che ha sempre dei singhiozzi mentre canta. Oh! Siamo proprio fatti così. Ma Cristina D'Avena, quanto grosso ce l'ha il conto in banca? Ci stanno tutti i soldi. Ma Prime Video non mi può fare un documentario anche su Cristina D'Avena dopo i Ferragnez e Cristina D'Avenerz? Io taglio gli occhiali? Sì. Io comincio, no, Alberto. Ah, ok. Bisogna un po' sputarci sopra e bagnarlo. Allora, proviamo, comincio, eh. Oh no, ma l'hai bagnato troppo? Oh, sì. Scusa, questo sono io prima dell'estate. Personaggio preferito di Siamo fatti così, Alberto? A me piacevano tanto i globuli bianchi, quelli che combattevano i virus. I poliziotti? I poliziotti. Alberto, amico delle guardie del corpo umano. Ma tu lo sai che noi siamo convinti di aver visto 2000 episodi di Esplorando il corpo umano, ma in totale sono tipo 26. Esatto. Ti giuro. È tipo Mr. Bean. Tipo Mr. Bean. Che uno crede di aver visto 200 episodi, anche lì cosa sono? 12. Wow. C'è Mr. Bean su Prime Video? C'è Mr. Bean su Prime Video! Io quando da piccolo perdevo sangue perché mi tagliavo, mi sbucciavo, mi sentivo in colpa perché mi immaginavo tutti i globuli rossi del corpo umano che uscivano. A me di Siamo fatti così faceva un po' impressione pensare di avere dentro delle persone, pensare di avere dentro un vecchio, no? Non è un po' strano? Sì. Un maestro. Wow. È così. Scusa. Cosa ridi? Non sono credibile con la faccia bianca. Wow, facci un po' il mimo anche poi. Tieni, ti vengo a dare una monetina. La base della faccia bianca c'è. Credo sia arrivato il momento di far entrare in scena il pezzo forte. Wow. Capelli e barba. Ecco qui i nostri capelli del maestro. Are we ready? Eccomi qua! Mamma mia. Oh no. Ma sei pazzesco. Perché mi sembro qualcosa che dovrebbe fare paura? Come faceva il maestro a tenere tutti quei capelli? Questi sono i capelli del maestro. Perché mi sembra anche... C'era uno che suonava con Bonolis e De Laurentiis ogni tanto. Il maestro Demo Morselli. Oddio, non riesco a guardarti. E non sai cosa dire. Oh, Alberto. Lui ce li ha un po' sfrangiati. Vorrei anche dargli una spuntatina. No. Secondo me lui ce li ha proprio così, sai, perché lui ha le due laculisti in testa. Dai. Poi, per assomigliare al nostro maestro di vita ma anche di stile, ci serve la barba. Ed ecco qui la nostra barba, che sembra anche una pochette, no? Come si mette? Ah, andava messa totalmente prima. Oh no, e adesso? C'è attenzione. Buongiorno! Io vorrei ricordare che stiamo girando questo video ad agosto e che io potrei svenire da un momento all'altro. Ma ci assomiglia un po'.
Insomma, no. Col fatto che il maestro ti siamo fatti così, è tutto ricoperto di peli, fino a terra facciamo vedere una foto a figura intera. Noi avevamo acquistato anche una bellissima base di pelo da inserire qua sotto, no? Però serve o non serve? Secondo me non serve. Non lo dico perché sto morendo di caldo, eh. È un altro strato di pelo acrilico, mi ammazzerebbe definitivamente. Non si è mai fatto un updo? Uno chignon, il maestro? Se c'è una cosa che il corpo umano ha fatto, secondo me, è stata parlarci di sesso prima che ce ne parlassero i nostri genitori. Non c'era la puntata dedicata, però in una delle prime puntate si vedono un uomo e una donna che si danno un abbraccio molto profondo e diventa una cosa sola. Quello per me è il sesso, sinceramente. È un po' il sex uncut delle generazioni precedenti, no? Fra l'altro, se ci pensi bene, Sex Uncut, il programma di Prime Video, ha gli stessi personaggi di Siamo Fatti Così. Perché tipo, Guglielmo Scilla, chi è? Mi spiace dirlo, ha lo stesso sorriso del virus che c'è in basso a destra. Non Guglielmo, non volermene, ma... cioè, è così, no? Caccamo è totalmente la globula rossa con l'occhio azzurro. Stephanie Glitter, secondo me in realtà Stephanie Glitter potrebbe essere il maestro, perché hanno la stessa wig. Beh, però ti immagini se nel nostro cervello ci fosse Stephanie Glitter a governare? Mamma tutto mia quanto. Io avrei adorato Stephanie Glitter che cammina coi tacchi fra le vene. Croccante. E invece è totalmente Cicconetti, è il tenente, quello che gira con la navicella. Okay. Sì o no? Hanno lo stesso sguardo, le stesse sopracciglia. Noi siamo qui per farci qualche risata, ma siamo anche qui per dare delle notizie ferali, perché non so se tu lo sai, Alberto, ma questo cartone ha una fine tragica. In uno degli ultimi episodi, infatti, è rappresentata la morte del nonno. Guardiamo la scena totalmente. Guardalo, lo vedi? È il maestro, che era già vecchio, ma qui è ancora più vecchio. Ma è triste. È tristissima come cosa, non ho capito perché lo fai vedere dei bambini. Guardali, sono tutti vecchi. Guardala! Anche i virus sono più anziani. Avanti, ragazzi. Già, hanno i loro anni, anche loro, naturalmente. E come vanno la circolazione, i globuli rossi? Anche loro non vengono più distrutti e rimpiazzati velocemente come prima. C'è anche i globuli rossi, sono invecchiati. È tristissima come cosa. No! È morto il globulo rosso del maestro. Papà, su, da bravo, svegliati. Ci sono i ragazzi che sono venuti a farti un salutino. E il cuore smette di battere. Oh, questa è proprio la fine. Bene, potrò andarmene in pensione e riposarmi in pace. Ma no! Ma chi glielo dice che non esiste pensione per lui? È assurdo, però guarda che shift che ti fa. Purtroppo il nonno ha cessato di vivere, ma il ciclo della vita continua. Subito! La vita è proprio... La vita è... un brivido che vola via. Come direbbe un poeta moderno. Ma Edo, visto che sei così ormai vestito da maestro, spiegaci qualcosa di scientifico, tipo che ne so, come nascono i bambini. Ho bisogno della mia lavagnetta, dov'è? Allora, mio caro bambino curiosone, vuoi sapere come nascono i bambini? Per nascere i bambini c'è bisogno di una mamma. Ok. E di un papà assente che sta andando a lavoro con la sua valigetta. Vedi, lui sta andando via. Una sera, non so come, tirano fuori 5 minuti. Il papà assente tira fuori il suo. No. Viustrella. E la mamma prepara la sua rapa rossa. E insieme creano una bella zuppa di Viustrella e rapa rossa. Da qui, 9 mesi dopo, nascerà un bambino frutto del loro amore. Il papà? Il papà tornerà a essere assente, tornerà a lavorare, non ci sarà più. Grazie. È tutto per chiaro? Sì, grazie. Prego, siamo fatti così. Fatemi sapere nei commenti quali sono i cartoni della vostra infanzia e noi ci vediamo sempre qui sul canale di Prime Video nelle prossime settimane. Grazie, ciao.